Ecco l'aereo della TWA Transvaltera Airlines che sta portando gli aiuti umanitari in Africa. Sganciamo pure gli aiuti umanitari sullo Zaire. Eccellenza, è arrivato il rappresentante dei Papa Boys. Ah, grazie. E la terra sono pieni della tua gloria. Osannae, Osannae, Osanna a Cristo Signore. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nella Todeschi. Scusi, ma chi è lei? Sono Crociato. Chi? O Crociato. Guardi, temo che sia stato un errore. Questo è l'ufficio del Camerlengo. E io sarei il Camerlengo. E sto aspettando una persona. Per cui, uno, due, tre, Fera di Bal. E a chi stessi aspettando? Sto aspettando il portavoce dei Papa... Poi che cazzo te ne frega lei? Diana! Sono io. Solo che non ci dovete chiamare più Papa Boys. Ma c'è da chiamare GPO. Gruppo di preghiera organizzato. Senti, io se sto qua è solo perché ti ho già spiegato un poco come funziona le cose. Qua fuori, dall'8 dicembre dell'anno del Signore 2015 fino al 20 novembre dell'anno 21, l'anno che traso, rimile e si dice camperlì, succederà all'inferno. Per le strade della città si riverseranno milioni di gente, come i mosche in coppa a merda. E se tu vuoi che vada tutto liscio, tutto a mostro, e a trattare con me? Non ho capito bene. Ha detto... trattare? Bravo. Sei vecchio perché sei vecchio, Camberlì. Però le orecchie funzionano ancora. Oh, Camberlì, io quando ho parlato con quell'altro che stava prima di te, si è molto dimostrato disponibile, diciamo, perché aveva capito come funzionavano le cose, capì? E se tu fai un bravo, io sono sicuro che diventeremo amici. Anch'io sono sicuro. Molto amici. Bravo, così mi piace, Camberlì. Ti posso fare una domanda? Già l'ho fatto a quello che stava prima di te, ma non mi ha saputo rispondere, sono sicuro che tu ce la può fare. O Camberlì, qual è stata la vera rivoluzione di Frank Diello? Ciccio, Bergoglio, insomma. Non saprei. Intendi dire una nuova direzione del Vaticano più vicina al popolo? No, Camberlì, stai sbagliando. Provaci un'altra volta, sono sicuro che ce la può fare. Oddio, che cosa ha fatto ancora? Ah, forse l'apertura ai divorziati e gay? Ma mo già se ne richiuno, Camberlì. La vera rivoluzione di Bergoglio è stata quella di portare la fessa a San Pietro. La fessa? Ma chiamate Caciuccio, a Pucchiacchello, a Ciaccarello, a Ponga la Veraccio, Camberlì. Aspetta un attimo, guarda, non ti sto seguendo. Allora, se tu prendi un argentino e lo fai diventare papa, che succede? Non mi rispondere, tu di chi? Succede che per Roma si riversano vagonate di fighe sudamericane pronte a farsi benedire. Che se succede, Camberlì? E tu cosa ci vorresti fare? Io guaglione mi sono sistemato. Educati, dai sani principi, ma sempre guaglione su. Se noi ti facciamo vedere tutto questo bene in Dio, Camberlì, e che mantenne più a chi sti qua? E dovranno soddisfare i loro istinti, no? Però lo devono fare in maniera protetta. Senza cacciamanga in euro. Mi stai chiedendo di distribuire goldoni gratis in piazza San Pietro? No. Non solo a San Pietro. Anche fuori la metro Cipro, Ottaviano e stazione Termini. E in più dovrete far installare almeno un'altra ventina di distributori nel raggio di 4 chilometri. Un'altra cosa.
Io non te sto chiedendo. Te sto dicendo. E immagino che i volontari che monteranno e distribuiranno le macchinette nuove sono tutti amici tuoi. Sei scettato vecchio, bravo camperlè! Ora ti faccio vedere pure un esempio di quello che abbiamo preparato per questo evento. Ti vado qua. Carina, e quante pensate di prepararne? In preventivo già ce ne abbiamo 20 milioni. E tu devi fare solo una cosa. Ti devi firmare questo. Qua e qua. Oh, è proprio una bella idea, sai? È studiata bene anche. Bravo, bravo. Io però a questa richiesta ti rispondo con quattro parole. Tessera del fedele. E mo che resta tessera? Poi queste sono tre parole, non sono quattro. La quarta è vaffanculo. Tu vieni qui, nel mio ufficio, e pretendi di dettare le regole, eh? Ma con chi cazzo credi di parlare? Con quel moscio di prima che si è fatto trasferire a Barcellona? E poi la fica, come la chiami tu? Qui da noi si dice figa e voi sarete monitorati 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per motivi di sicurezza. Ti piace? Non mi piace. Non c'era un punto interrogativo alla fine della frase? Te l'ho detto, non chiesto. Che peccato, camperlì. Io pensavo che assieme a te mi poteva divertire. Tu sai che mi sono cazzo di osta, sì? Dai, tornatene a casa, su. Ci vediamo a dicembre, camperlì. Diana, sì. Contattami il Campidoglio. Voglio avere 50 tornelli montati intorno a Piazza San Pietro entro 2 settimane. Subito, eccellenza. Testa di cazzo. Vuoi far la guerra a me? Vuoi far la guerra a me? A me che sono il numero uno, eh? Ho crociato e merda.